Mi chiamo Carla Ferraria Gradi, ho 73 anni, sono ormai 48 anni che lavoro come psichiatra e come psichiatra e psicoterapeuta familiare, sistemica. Avevo messo in piedi la sede bresciana della scuola di psicoterapia Mara Pavazzoli Servini, sono stata coordinatrice, docente più di 10 anni e sono un po' proprio sulla via di chiudere le mie attività perché ho tanti anni. Questo non mi impedisce di continuare la mia attività di volontariato, sempre usando le mie competenze. Ho iniziato a lavorare ai tempi di Basaglia, parlo degli inizi degli anni 70. Ho avuto la fortuna di lavorare come psichiatra in quel periodo. Ho lavorato a Ferrara con Slavic, il primo assistente di Basaglia. È stato il piedistallo su cui si è fatta tutta la mia formazione. Mi definisco una psichiatra basagliana, ho sempre fatto e mi piace fare la psichiatra del territorio, non chiusa negli studi. Sono la presidente dell'associazione Marco Cavallo, Forum Salute Mentale Brescia. La storia di Marco Cavallo fa parte di questa storia basagliana, di apertura prima e di chiusura poi degli ospedali psichiatrici, una storia di cura e di libertà. Marco Cavallo è un cavallo azzurro, alto 4 metri, di cartapesta, fatto all'ospedale psichiatrico di Trieste nel 1973, quando l'ospedale da Basaglia era stato aperto a tutti, entravano volontari di tutti i tipi, fra cui molti artisti. Uno di questi era Scabbia, grande regista, e insieme al fratello di Basaglia, che era architetto, facevano un laboratorio insieme agli ospiti del manicomio. Decisero di fare questo cavallo, che si chiama Marco Cavallo, perché gli ospiti volevano ricordare un vecchio cavallo che trainava un carretto da un padiglione all'altro, raccogliendo i panni sporchi. Quando questo cavallo è diventato vecchio, l'amministrazione provinciale voleva abbatterlo. La prima ribellione degli ospiti del manicomio è stata quella di, anche se non poteva più trainare il carretto, di tenerlo e di farlo vivere finché morte non l'avesse colto. E così fu, però poi è morto Marco Cavallo. E allora decisero di fare questo lavoro in suo onore, insomma, ma anche in onore loro che erano riusciti a salvarlo. Quindi fecero questo grande cavallo. Quando fu pronto, si accorsero che non usciva dalla porta. L'alternativa era fra tagliare la testa a Marco Cavallo per farlo uscire o abbattere il muro. Dopo tante discussioni, fu abbattuto il muro. E per la prima volta nella storia dei manicomi italiani, ma mi viene da dire europei, mondiali, ci fu un corteo che dal manicomio scese in città, un corteo fatto di operatori e pazienti insieme, con alla testa Marco Cavallo. La pancia di Marco Cavallo fu aperta e dentro furono messi i messaggi che i pazienti scrivevano alla città. Io mi emoziono ogni volta che la racconto, proprio questo simbolismo, in tutte quelle situazioni, occasioni in cui serve dimostrare quanto la libertà sia terapeutica, come diceva Basaglia, no? Sia un elemento fondante del nostro benessere. Adesso, con questo Covid, insieme alla coordinatrice dei servizi sociali di Brescia, abbiamo messo in piedi questo SOS psicologico per la cittadinanza del comune di Brescia e provincia. È stato uno dei primi sportelli ad essere aperto. C'è un centralino che è formato da allievi, dagli allievi della scuola di psicologia, che fa un primo screening delle telefonate, poi c'è un gruppo di 30 consulenti, tutti psicoterapeuti specializzati, che fanno dei colloqui con le persone che hanno chiamato. Io coordino un po' tutta questa attività, oltre a rispondere a qualche chiamata, perché sono l'unica psichiatra del gruppo e quindi molto spesso mi arrivano i casi un po' più pesanti, diciamo. Il servizio è stato aperto il 13 marzo, un po' in fretta, diciamo, però l'emergenza stava montando. Da allora abbiamo avuto 240 chiamate, non sono tantissime, però non sono neanche poche. 240 persone hanno trovato forse un po' di conforto e delle indicazioni. Essendo un servizio comunale e provinciale, noi abbiamo fatto una raccolta di tutti i servizi attivi nella provincia e quindi cerchiamo di inviare ai servizi più adeguati che poi possono seguire la persona. Inviamo anche a psicoterapeuti privati se una persona preferisce un percorso privato e poi può permetterselo, perché c'è anche questo aspetto. Io parlo da Brescia, che è stato uno dei centri terribili e forse dei centri più abbandonati dai media, ma anche dalle istituzioni. All'inizio le telefonate erano caratterizzate da persone molto in ansia, soprattutto perché o stavano male e non avevano trovato nessuna risposta, o avevano molta paura di ammalarsi. Quelle che non avevano trovato risposta
risposta era più drammatica, voleva dire che nel loro medico di base aveva risposto che nei numeri pubblici dati da ATS e da Regione rispondevano. La Regione, il medico di base, la guardia medica, il 112, c'era un rimpallo e le persone si trovavano sole. Oppure in famiglia non solo c'era cosa facciamo perché, non so, mio marito, mio padre, perché all'inizio erano tutti maschi che stavano male, ma anche come facciamo a fare l'isolamento, perché l'unica cosa che gli veniva detta era che dovevano isolarlo e poco altro, prenda della tachipirina. All'inizio era così, quindi questa gente era molto spaventata. Devo dire che ci sono stati, per quello che ho potuto capire ovviamente, dei medici di base che si sono davvero prodigati, beh, tanto è vero che alcuni di loro sono morti perché non erano protetti. Altri medici che non si sono però prodigati, vuoi perché non erano protetti e quindi avevano paura, che è legittimo. Non è che per forza bisogna essere eroi, uno dovrebbe poter fare il suo lavoro abbastanza serenamente. Oppure perché ormai in Lombardia i medici di base sono ridotti a burocrati, per cui poi è difficile, se non sei più abituato a confrontarti con i tuoi pazienti, farlo in un momento che è poi di emergenza, cioè di pericolo anche per te. Comunque quello che è il dato è la solitudine che c'è stata, perché in Lombardia medicina sul territorio non ce n'è, è stata completamente distrutta. Tutto è stato convogliato sugli ospedali, stracolmi, non sufficientemente attrezzati per rispondere, ma era ovvio. Io ho 73 anni, faccio parte delle persone a rischio. Mi dicevo, spero di non ammalarmi adesso, perché non mi danno il respiratore, perché ho più di 70 anni. Cioè posso anche ammalarmi, ma dopo, quando ci sarà posto. Poi vivrò o non vivrò, non importa, però mi danno il respiratore, non mi lasciano morire perché non c'è il respiratore, perché eravamo arrivati a questo. Quindi lei capisce l'ansia che circolava, perché ormai queste notizie circolavano, ci sono stati tanti ricoveri e tanti morti, tante persone hanno avuto parenti, amici che sono scomparsi. Hanno cominciato le telefonate con: ho accompagnato mio papà al pronto soccorso, che aveva più di 70 anni ma stava benissimo, poi ho dovuto lasciarlo lì e l'ho ritrovato morto, e anche da morto non ho potuto fare il funerale, perché all'inizio venivano messi in una bara e ai familiari veniva permesso di andare a vedere la bara, punto. A Brescia venivano mandati a forno crematorio, in Piemonte, perché quello bresciano era già pieno. Una giornalista bresciana mi chiede: ma lei è sicura che poi quelli che tornano dal forno crematorio vengano restituite le ceneri vere? Guardi, io non ne sono sicura assolutamente, però mi raccomando, non scriva una cosa così sul giornale, non aggiungiamo dolore a dolore. È arrivata poi l'ondata delle morti nelle case di riposo, per cui tanta gente: ma non so più niente di mia mamma, non so più niente di mio papà. C'è stato tutto questo dramma di queste persone anziane abituate a vedere qualcuno continuamente, improvvisamente abbandonate perché non si poteva andarle a visitare, e poi magari morte senza poter fare niente per loro, senza poterle accompagnare minimamente. Tutta l'altra fascia invece di persone che avevano già disturbi pregressi sono riattivati, attacchi di panico sono diventati, le insonnie sono esplose, i pazienti psichiatrici sono abbandonati, mentre in teoria i servizi psichiatrici avrebbero dovuto restare aperti, per carità, con tutte le modalità di sicurezza, però i servizi psichiatrici sono risultati assolutamente poco disponibili ad accogliere i loro pazienti che magari telefonavano o che avevano bisogno di qualche intervento. E io ne ho sentiti alcuni proprio persi, perché molti pazienti psichiatrici vivono da soli, quindi magari vedevano l'educatore ogni tanto, invece l'educatore non c'era più, telefonavano e non rispondeva nessuno, se rispondevano no, adesso non viene nessuno a trovarti. Oppure avevano un inserimento lavorativo chiuso, perché l'attività era chiusa, telefonavano a servizio e il servizio gli raddoppiava i farmaci, per cui ho avuto telefonate, dice: ma no, ma io ho telefonato, mi ha raddoppiato i farmaci, ho provato ma sto malissimo, sono qua addormentato, non capisco più niente. Ulteriormente spaventati, un accompagnamento veramente scarso e in certe situazioni inesistente, come sempre insomma. I pazienti psichiatrici sono gli ultimi della coda, gli ultimi degli ultimi. Le ipotesi che si sono fatte intorno all'abbandono di Brescia sono tante, per certi versi un po' incomprensibile questa diversità di trattamento fra Brescia
Brescia e Bergamo. Sicuramente Brescia non ha avuto quell'esplosione che ha avuto Bergamo con la situazione dell'ospedale di Alzano e di Nembro. È come se fosse esplosa un po' più in sordina, diciamo, anche se Orzinuovi è stato un paese molto molto colpito e i paesi intorno. In generale l'abbandono iniziale e le difficoltà poi sono state legate un po' ai contrasti politici fra i comuni di Brescia, di Bergamo, che afferiscono all'area del centro-sinistra, con la regione che afferisce all'area di centro-destra. C'è stata una grossa battaglia e c'è tuttora una grossa battaglia. Un altro pezzo è sicuramente, io lo dico tranquillamente, dovuto all'incapacità, all'insipienza, all'inadeguatezza degli amministratori regionali. Cioè, noi ancora in Regione Lombardia abbiamo aperto la fase 2 senza nessun dato epidemiologico. Nemmeno si pensa di costruire dei dati epidemiologici, o magari se sapessimo qualcosa di più. Quello che si è pensato di fare in Regione Lombardia è dare in mano ai privati i test serologici a pagamento. Quindi ancora una volta siamo in mano alla medicina privata, e chi potrà se li pagherà e avrà il patentino di salute, e chi non potrà non se li pagherà, no? Un grosso contrasto politico che a livello locale, mentre a Bergamo, è stato un po' mitigato dalla collaborazione fra ATS con i comuni del Bergamasco. Siccome l'ATS è il portavoce locale della regione, è stata una grossa mediazione. A Brescia questo non è avvenuto. L'ATS bresciana non ha per nulla, continua a non collaborare con i comuni, perché evidentemente i dirigenti la pensano diversamente. Dicono che ai comuni non spetta l'assistenza sanitaria, che è vero, però in questo momento il socio sanitario va messo insieme, perché i comuni invece si sono caricati un sacco di compiti attraverso la protezione civile, attraverso gli alpini, attraverso volontari di mille tipi, attraverso i servizi, che invece i servizi comunali ci sono, ma poi c'è il gradino sanitario sul quale ci scontriamo, perché non c'è, i servizi sociali non possono fare l'assistenza sanitaria, bisogna che si incrocino. Poi non so se il nostro sindaco è meno mediaticamente visibile del sindaco di Bergamo. Sono entrati anche nella discussione l'ordine dei medici di Brescia, perché la regione ha preso la decisione di fare l'ospedale Covid dentro l'ospedale di Brescia, un ospedale grandissimo, pubblico, iperspecialistico, che è chiaro che in questa situazione si è dovuto trasformare in un ospedale d'emergenza, ma adesso deve far rifunzionare tutti i suoi reparti. Col Covid avremo a che fare ancora un bel po'. E questa scelta è osteggiata dall'amministrazione comunale, dall'ordine dei medici, da chiunque capisca qualche cosa, perché ci possono essere altre soluzioni. Invece la regione insiste su questa soluzione e, guardi, proprio spudoratamente si vogliono come sempre favorire i privati, perché noi abbiamo un grande ospedale privato che è la Poliambulanza, e c'è il gruppo San Donato, che è un gruppo potentissimo. Si vogliono favorire questi, perché questi due non diventeranno ospedali di emergenza. Una ragazza giovane di 20 anni ci ha chiamato il nostro SOS, mi è stata passata, disperata, perché era da 15 giorni che viveva in carrozzella senza avere nessuna malattia. È stato diagnosticato un disturbo di conversione, convertire il disturbo psicologico in un disturbo somatico, si chiamava così ai tempi di Freud. Questa ragazza può essere curata adeguatamente, se non la curiamo adeguatamente diventerà una paziente cronica. Mi racconta che appunto sono 15 giorni che è sulla carrozzella, che ha questi problemi di respiro, ovviamente da quando c'è questa emergenza Covid, prima non li aveva, tutte le sere va al pronto soccorso per gravissimi stati d'ansia che lei non riesce più a tollerare, però al pronto soccorso ogni volta la rimandano a casa con qualche goccia di tranquillante, oppure le dicono se vuoi ti ricoveriamo in psichiatria. E null'altro, perché lei mi dice io voglio un consiglio, bisognerebbe riuscire a capire perché lei sta così male e darle anche una cura adeguata, perché poi scopro che anche appunto la cura farmacologica era assolutamente inadeguata, e lei quindi comincia a raccontarmi una sua storia tristissima che ha avuto fin da bambina. Le ho dato alcuni consigli, può essere che anche servisse un ricovero, però va motivato e prima di tutto va capito. Mi ha richiamato e ho parlato anche con il compagno, mi hanno detto che sarebbero andati a chiedere un intervento più adeguato, ci serve un intervento complesso, possibile, soprattutto data la giovane età. Però se verrà abbandonata
Sicuramente una paziente cronica. Un'altra situazione, una signora con un marito, figli, immunodepressa, che viveva una situazione di ansia terribile perché suo marito lavorava, quindi andava in ufficio e era terrorizzata. Non voleva più vivere con suo marito, ha raccontato un episodio, da un lato preoccupazioni più che legittime, dall'altro invece uno stato d'ansia assolutamente irragionevole. Era in carico questo servizio per la malattia che lei aveva, ha detto guardi si rivolga lì, e dice ho telefonato e non mi hanno risposto.